I nostri mezzi a 4x4 sono datati. I chilometri ci sono, le strade bianche le percorriamo, dei tratti abbastanza difficili anche da percorrere, e i guasti meccanici sono sempre sul chi va là. E questa volta me ne racconto uno. Buongiorno ragazzi, dopo essere andato a fare un giretto mi sono accorto che c'erano problemi al motore. Dopo un breve controllo la guarnizione della testa era partita. Che dire, mi sono messo l'anima in pace e ho cominciato a smontare il tutto. Da che cosa siamo partiti? Prima lo smontaggio della bancata a destra, dove c'è collettore di scarico e di aspirazione con la turbina, filtro aria, tubi vari. Poi siamo passati al coperchio valvole, tubi raccordo olio, gasolio e i tubi dell'iniezione, per intenderci i tubi degli iniettori che partono dalla pompa. A svitare le viti del castelletto delle valvole. Dopo il castelletto delle valvole ho tirato via i bilancieri, che bisogna metterli in sequenza. Dopo questo passaggio c'è lo smontaggio della testata vera e propria, che secondo il manuale bisogna seguire con uno schema ben preciso. Fatto questo, ho preso la testata e l'ho messa nel bancone e ahimè ho trovato questa sorpresina. Tutti i travasi dell'acqua erano proprio ossidati ed erano mangiati fino ad arrivare alla camera a scoppio, come si può notare nella foto. Ma qui non ci siamo persi d'animo. Abbiamo continuato a smontare e nel mentre ho fatto un ordine su internet per recuperare la testata nuova con le valvole molle, la guarnizione e che dire. Adesso aspettiamo che arrivi il pacco. Ma la testata che arriva è tutta smontata, dunque bisogna rimontare tutto quanto, e le valvole, essendo nuove, devono prendere la sua posizione nella testata. Dunque per far questo bisogna fare un'operazione di lappatura delle valvole con una pasta apposta. Fase di lappatura le eseguiamo per le valvole di aspirazione. Poi per quelle di scarico. La lappatura viene eseguita con una piccola ventosa attaccata alla valvola. E il movimento che deve fare a contatto con la testata, la stessa valvola, deve essere ondulatorio, nel senso a destra e a sinistra. Dopo aver eseguito la lappatura, una bella lavata alla testata perché deve essere pulitissima, e rincominciamo il montaggio, e si fa esattamente l'opposto di quello che è stato fatto per smontare. Posizionata la testata con la nuova guarnizione e i nuovi bulloni lubrificati con olio motore, il primo serraggio è a 40 Nm. La seconda fase con una chiave graduata a 60 gradi, la terza lo stesso a 60 gradi e la quarta fase è l'ultima. I bulloni 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 e 18 per altri 20 gradi. Se il video vi è piaciuto mettete un like e mi raccomando iscrivetevi al canale.
a ciao, alla prossima da proviamoaviaggiare.it.